ragazze, buongiorno. Ok, bene, come aprire il vlog? Subito brutta notizia, perché ho girato lo sportellino e girando lo sportellino della videocamera se lo giro verso di me non si vede più, non funziona. E quindi si deve essere rotto qualcosa nel meccanismo. Non lo so nemmeno io. Quindi non so come riprenderò oggi, perché non mi vedo bene, cioè c'è lo sportellino tutto girato. Comunque, oggi sono libera e ovviamente il tempo è brutto, ma lo sapevamo già, quindi ci eravamo preparati. E vabbè, siamo già pronti, siamo usciti di casa. Ora bisogna andare in farmacia, dove lavoro io, cioè all'Estelunga, dove lavoro io, perché devo ritirare delle cose per il diabete. E poi partiamo e andiamo verso Firenze, verso i Cigli, perché con questo tempo ovviamente non è che si potesse fare chissà che cosa. Avevamo pensato di andare verso Genova l'altra settimana, però se faceva bello, è inutile andare a Genova e il tempo è brutto e ha messo pioggia anche là, forse peggio anche di qui, è inutile. Andiamo verso i Cigli e nulla. Ora, io ho scoperto questa cosa della videocamera, non mi piace per niente, perché sinceramente, cioè, senza sportellino, boh, però l'importante è che registri senza problemi, se non registra era peggio. Quindi ora facciamo queste due o tre commissioni, poi vabbè, amore. Ah, devi fare benzina. Facciamo queste due o tre commissioni e poi ci rivediamo dopo. Partiti, siamo per strada. Vi volevo raccontare che oggi è il 27 di aprile. Ieri l'altro, che era il 25, vabbè, ho fatto la mattina a lavoro, quindi vabbè, ero abbastanza contento, perché ho detto vabbè, pomeriggio si fa qualcosa, anche se il tempo non era dei migliori. Esco da lavoro, torno a casa in motorino, in sostanza ho preso una curva un po' troppo veloce, ho messo, non sono caduta, però ho messo il piede per terra, mi ha fatto contraccolpo con la strada, quindi c'è tipo una piccola contusione al piede, niente di che, non sono neanche andata a pronto soccorso, perché metti che mi ingessano tutta la gamba, evitiamo, però ci ho tenuto il ghiaccio, quindi sono dovuta stare tutto il giorno praticamente a letto ferma, perché non riuscivo ad appoggiarlo. Ieri poi facevo il pomeriggio a lavoro, quindi comunque sia appoggiare lo appoggiavo, zoppico un pochino perché mi fa un po' male, però oggi ero libera, ho detto vabbè, cioè non ci vuole stare a casa. Alla fine camminare cammino, devo starci un pochino più attenta, però queste vicissitudini ce n'è sempre una, ovviamente. E ora io però devo capire, stasera quando arrivo a casa devo far vedere questa cosa qui al mio fratello, perché devo tenere lo sportellino praticamente messo così, perché se lo giro verso di me mi dà, ecco, anche ora per esempio è diventato tutto grigio, quindi non so neanche se stia registrando a modo. A parte che sarebbe anche l'ora di cambiarla. Il problema è che ormai mi sono abituata, mi ci trovo bene. Comprarne un'altra vorrebbe dire riabituarmi con tutte le impostazioni, col computer e tutto. Quindi non lo so. Vabbè, però ora stiamo andando ai Cigli, magari do un'occhiata, se tante volte c'è qualche offerta, boh, vediamo. Non credo sia nulla di che, questa cosina qua, perché poi mi ci trovo bene, perché appunto c'ho lo sportellino, quindi riesco a vedermi quando registro. Sì. Siamo venuti all'American Dinner, American Graffiti Dinner, vabbè. Io ho preso il menù, le patatine, poi abbiamo preso questo mix di robina fritta e lui ha preso il mio stesso menù, alle bibite. Appetito! Quando si arriva a bibite di Livorno si vede. Ci si fa, vabbè, sono manca 10 alle 6. Comunque siamo venuti via, ora c'è stato un po' rintratto con un po' di traffico e ha iniziato a piovere, quindi forse anche per quello. E niente, siamo venuti via, alla fine abbiamo fatto un giro, abbiamo mangiato, avete visto il paninozzo, che però era strapesante, cioè io l'ho mangiato tipo un pochino più di metà, ma poi non ce la facevo più. E nulla, ho fatto un po' di acquistini, ho comprato un po' di roba, poi ci siamo messi a parlare del telefono, perché cioè mi era venuta l'idea così, vedendo il 7 Plus, di cambiarlo, solo che il mio, siccome l'ho preso con la Wind, dovrei estinguerlo, quindi dovrei comunque finire di pagare le rate e il telefono poi rimane a me e iniziare a pagare quell'altro. Poi ho pensato, vabbè,
estingo quello e faccio, però invece che con la Wind faccio un finanziamento e lo compro direttamente. Però ecco, tra una cosa e l'altra ho detto vabbè, aspettiamo un po', tanto non è una cosa, cioè, che serve in questo momento. Ci farò un pensierino come farò, come mi è venuta oggi, ero per la tecnologia, non so perché, dell'Apple Watch. Anche lì però l'Apple Watch, no? Cioè, l'utilità dell'Apple Watch non è che sia chissà quale grande cosa per me, poi magari c'è gente che fa molto, cioè, non ero, ero un animale quando mi noi. Comunque, ora andiamo al cinema, andiamo a Livorno perché andiamo a vedere i Guardiani della Galassia 3 o 2? 2, il secondo. E nulla, andiamo a Livorno perché la sala è più, le sale sono più belle. Speriamo di arrivare in tempo perché manca 5 alle 6 e il film alle 7 e 10. E siamo ancora a Firenze. Quindi ok. E nulla, cosa volevo dire? Sapete che io poi mentre sono in giro non è che riprendo molto perché un po' mi vergogno. Oltretutto che c'ho sto coso qui che non riesco a tenerlo dritto e mi tocca tenerlo storto e non mi vedo. Cioè mi oh, forse così. Però non vedo bene lo sportivo, non lo so, vabbè. Ho guardato appunto anche le videocamere, solo che alla MediaWorld c'erano tutte che costavano uno sbotto di soldi. Ora io vabbè, questa l'ho pagata veramente poco. Però effettivamente mi ci trovo bene, non è che mi ci trovo male e non metto a fuoco. No, ma sta avendo dei problemi sta macchinetta comunque. Boh, non lo so. E costavano però veramente tanto e cioè per l'utilizzo che ne faccio io no. Quindi vedrò alla MediaWorld a Pisa o sia Euronics e quant'altro. E nulla, ora torniamo verso il cinema appunto. Ci rivediamo dopo, magari stasera appena arrivo a casa vi faccio vedere tutti gli acquistini direttamente nel vlog, anche perché se no è un po' insensato questo vlog, come tu, del resto anche gli altri vlog che faccio. Ok, siamo usciti dal cinema, lo so, oggi ripresa in macchina, ma appena arrivo a casa vi faccio vedere le cose che ho comprato, giuro, solo che volevo farvi vedere un po' di spezzone ora, ma sta tipo diluviando. E fa anche freddo. Siamo usciti dal cinema, ho detto dai faccio una corsa alla macchina. Poi ho detto ma che cavolo corro io, sono mezza zoppa col piede così. E quindi nulla, ora comunque torniamo a casa perché comunque sia, anche se siamo stati in giro, ma sono stanca. Ovviamente, perché naturalmente è così. E nulla, appunto arrivo a casa e vi faccio vedere le cosine che ho comprato. Così almeno si fa. Mi sono già messa i pantaloni del pigiama ora. No, la videocamera fa brutti scherzi. Comunque, vi volevo far vedere le cosine che ho comprato. Potrei appoggiarvi spesso. Allora, vi volevo far vedere le cosine che ho comprato un paio di giorni fa. Ora, ho preso delle cosine da H&M, ma le ho già messe nell'armadio, quindi vabbè. Comunque sono delle magliette molto semplici. Vi volevo far vedere cosa ho preso da Calzedonia. Qualche paio di calzini l'ho già usato, quindi sono a lavare, però vabbè, vi faccio vedere quelli che non ho ancora usato. Sono, allora ho preso questi piccoli fiocchino glitterati Tiffany, uguali li ho presi sul blu celeste, diciamo così. Poi ho preso questi che me li volevo mettere, invece qua non me li sono messi, che sono praticamente fatti con a rete con sopra l'elastichino nero e argentato. Non ho preso quelli col fiocco a rete perché non mi piacciono, quindi ok. Poi ho preso un paio di calze di queste qui nude, praticamente semplicissime, per il matrimonio di mamma, perché ho preso un abito e ho bisogno di una calza che sia un nudo non troppo osceno. Queste mi sembravano, l'ho viste indossate al manichino e non erano assolutamente male. Credo che però debba comprarmene un altro paio perché ho paura di romperle subito. E poi mi ero comprata queste, non ho ancora messe ma non vedo l'ora, che sono queste calzine, che poi è tornato il freddo quindi non ho più avuto la possibilità di metterle, con il gattino e poi dietro c'è anche la codina col fiocco, oh mio Dio, adoro! E queste erano le cosine che ho preso l'altro giorno da Calzedonia, non ci fate caso ma sono distrutta. Oh.
Passiamo alle cosine che ho comprato oggi. Allora, sono stata da H&M e ho preso un choker. Ora sono andata anch'io in fissa con i choker. E ho preso questo qua rigido, praticamente fatto dorato, così. Ed è molto molto carino. Non lo so, mi piaceva. Speriamo che non mi strozzi troppo. Qui c'è la Micia, che guardo il video. Per questo l'ho pagato 6,99€. Devo dire che costicchiano sti choker, non sono così tanto economici. Poi ho preso, non ho preso grandi cose, ho preso questo paio di jeans che sono praticamente a vita alta, vita molto alta, poi cadono stretti in fondo, e mi piacevano per il colore, perché è un blu chiaro, cioè né troppo scuro né troppo chiaro, ed erano carini anche perché costavano 13€ da 17,99€. Vabbè, non è che ci fosse uno sconto così alto, però ho preso una 36 perché sono purtroppo ridimagrita un altro pochino, e quindi siccome non mi piacciono i jeans che mi stanno lenti, che mi fanno le grinze, ho dovuto prendere una 36. Spero non mi siano troppo stretti, perché come al solito non li ho provati. Perché io quando vado nei negozi, soprattutto se sono con Christian, poi vabbè, lasciamo perdere, non ho voglia di perdere tempo a provare le cose, quindi vado molto a occhio. Poi ho preso questa connellina, mi piaceva tanto, è molto semplice, con l'elastichina un po' vitaltina e poi cade tutta svasatina, e mi piaceva l'idea di metterla con le calze, quelle di quell'altino, appunto, non so, mi piaceva. E questa l'ho pagata 9,99€, ho preso un XL perché io ho la vitina, diciamo così. E poi ho preso una canottina basica, perché quella che ho io ce l'ho uguale identica, che mi torna veramente utilissima perché la metto ovunque, però mi si è bucata e quindi non è più utilizzabile, e l'ho ricomprata. Sono di quelle abbastanza lunghine che quindi sono comode, perché comunque non stanno a tirarsi su, e questa l'ho pagata 4,99€. E quindi questo era quanto da H&M. Poi sono stata da Terranova. Faccio vedere le cosine che ho preso. Io da Terranova riesco sempre a trovarci qualcosa. Vabbè, ho preso questi leggings neri, che praticamente hanno poi il risvoltino sulla vita. Quindi sono un pochino a vita alta, cioè uno li può portare anche proprio a vita alta alta, e se no farci il risvoltino qua. E sono carini, più che altro i leggings che ho io sono tutti bucati, non so perché, o rotti o bucati, vabbè. E questi costano 12,99€, c'era lo sconto, l'ho pagato 7,99€, ho preso una S. Poi ho preso questa maglina qua, che è molto semplice in realtà, è bianca, tutta praticamente trasparentissima, cioè tutta così, però mi piaceva perché è di quelle morbide, semplici, nessuna scritta, che per il lavoro perfetta, e dietro ha il buchino, insomma, in sostanza. E questa costava 15,99€, poi costava 7,99€, io l'ho pagata 5,99€, quindi anche per il prezzo. Alla manichina a tre quarti, che ora con questo tempo qua che non si sa se fa caldo o se fa freddo, è la miglior cosa, soprattutto perché al lavoro da me si muore dal caldo, però questa è leggerina, quindi anche se la manichina a tre quarti ci può stare, perché io non riesco a vedermi con le maglie smanicate ancora, che ho le braccine magre, troppo magre per i miei gusti, quindi cerco sempre di prendere cose o a maniche lunghe o tre quarti, o comunque la manica corta che copre un pezzettino di braccio. Poi ho preso questo, che non so se riuscirete a capire come è fatto, è un abito di quelli strastretti, tutti fatti a costine, praticamente, spero si vela, e tutto stretto, e ha gli spacchi praticamente in fondo, uno di qui e credo, ah no, solo da un lato allo spacco. E l'ho preso un po' per il prezzo, un po' perché non ce n'ho, cioè ce n'ho uno simile, però è estivo e a righe, e invece me ne serviva uno nero anche da mettere o con uno stivaletto o comunque la scarpina, la sneakers semplice. Non lo so, mi piaceva, poi magari lo vedo indossato. Ho preso una media perché non c'era la S, e l'XS era veramente troppo piccolo, e se no avevo paura che sono tessuti che siccome tirano e poi diventano trasparenti, non mi piaceva. Questo costava 15,99€, poi 9,99€, e l'ho pagato 5,99€, quindi anche per il prezzo ho detto vabbè, prendiamolo, poi lo proverò, vedremo un po' come sta su, perché poi ho preso un'altra maglina,
Anche questa è carina, però semplice, perché da Terranova io ci trovo tanto perché sono cose basiche. Questo non è un crop top, però non è neanche una maglina lunga, una via di mezzo in sostanza. In tinta con i miei capelli. Fatta così, semplicissima, manica corta, larga, abbastanza larga, e poi ha il pizzino in fondo. Mi sembrava carina, insomma. Ho preso di questa una S e questa l'ho pagata 12,99, questa non c'era lo sconto. Però era carina. C'era anche altri colori, se vi interessa. C'era tutta arancio e grigia con il nero. Mi ricordo bene. Poi ho preso un cardigan molto leggero, perché vedete è praticamente trasparentissimo. Però anche qui, siccome io vado in motorino al lavoro, ho bisogno di vestirmi a strati. Che ne so, entro la mattina alle 9, se ho una maglia a maniche corte, ho comunque bisogno la prima oretta di stare con qualcosa di lungo sopra, che però non sia troppo pesante, perché sennò ci muove dal caldo. E quindi era carino questo, nero, semplice, abbastanza lunghino, versatile per qualsiasi occasione, anche se un abitino secondo me ci può stare. Questo costava 15,99, l'ho pagato 9,99, però sono quelle cosine che fanno sempre comodo secondo me nell'armadio, ce l'ho ma ce l'ho più pesanti. E poi ho preso questa e l'ho presa semplicemente per il colore, aspettate, che però non è lo stesso blu, ovviamente l'avevo presa per queste, ma non è lo stesso blu, non mi importa, vabbè, era carina lo stesso. Ed è questa qui praticamente, semplicissima anche lei, lineare, liscia, e poi sopra però tutto il pizzino sia dietro che davanti. E questa miscia l'ho pagata 9,99. Quindi questa era una cosina che ho preso da Terranova. E poi passiamo a... Non ce la so. Ho preso una cosina solo da Zara perché, non lo so, è il primo negozio in cui sono entrata. Quindi non ero molto carica, per essere sincera. Però era carina, esceva. Ho preso questa maglina che è manica corta. Poi ha la particolarità di avere questo elastico in vita praticamente strettissimo, nero, e poi cade svasatina sotto. Ora io credo che sia anche un po' lunghina, quindi ora non portata proprio come abitino perché anche no, però mi sembrava carina, non lo so, ora poi la proverò, vediamo. Ho preso una media perché la S mi sembrava veramente minuscola e l'ho pagata 12,95 della linea Trafalook, che mi piace un botto come linea quella di Zara. Soprattutto perché ha un prezzo accettabile. E poi sono stata da Stradivarius, ultimo negozio in cui sono stata, giuro. Mettiamo qui, aiuto. E tra l'altro io sto facendo il video con l'asciugamano. Abbiate pazienza. Asciugamano, vabbè. Non ci fate caso. Allora, ho preso un altro paio di jeans. E sono questi qui, praticamente. Sono tutti chiari perché io ho un jeans di H&M chiaro a vita alta, ma mi sta quello troppo piccolo ora. E quindi tutte le volte che lo metto poi mi fanno male i reni, praticamente perché mi strizza proprio sulla vita e se ci sto più di 8 ore mi danno fastidio. Ed è questo qui appunto, penso che rimanga abbastanza cortino, tagliato a vivo in fondo. Questo qui è della linea Special Demi. Special denim, skinny, pitillo. Boh, non lo so, questo modello qui comunque. Ho preso una 36 e l'ho pagata 19,95. Eccolo qua, 95, vero? Sì, 95. Me li proverò anche questi perché ovviamente non li ho provati. Poi ho preso un'altra magliettina perché non so se ve l'avevo detto in un altro video, credo di no. Ho fatto una parte di cambi dell'armadio e mi sono resa conto di non avere maglie carine comunque sia per il lavoro e quindi devo fare un po' di scorta. Ho preso questa che è nera, semplicissima con i pois e poi ha la manichina un po' tutta rappresa qua e la manichina che appunto come vi dicevo prima non è proprio smanicata ma arriva metà avambraccio, non è l'avambraccio. Non importa comunque qui, in sostanza non farli capire. Ed è poi strettina, carina. E questa l'ho pagata 7,95 euro della linea Basic, è questa. Poi ho preso
un altro set di choker. Ho preso questo qui, che è praticamente lui, che ha la crocettina, questo, questo qui e questo con il velutino e il cerchettino. Questi li ho pagati 9,95. È salita anche la nausea. Oddio mio. Popcorn al cinema. Questo cos'era? Ah, sì. Ho preso questa che non so perché l'ho presa in realtà. Cioè è carina, però è molto larga. Mi piacciono queste cose a me, eh. Però è fatta così. Cioè sembra un lenzuolo. Comunque bianca, semplice, ha solo una manichina fatta con tutte le rouge, che con la luce si vede. Eccola qua. E questa è costata 7,95 euro. E poi in ultimo, sì, in ultimo ho preso questa maglina qui, che mi sembrava molto molto carina. È una maglina con la manica a tre quarti di questo rosa cipria molto chiaro, e poi è carina perché in fondo praticamente sbuca un pezzettino di camicina, quindi era carina per questo, per il dettaglio della camicina sotto, anche sopra un jeans, non so, mi piaceva l'idea. E questa l'ho pagata 12,95 euro. Eccola qui. Quindi questo era quanto. Ora mi metto a sistemare un po'. Questo è il gatto che miaola, ovviamente. Comunque ragazzi, questo era quanto. Ora devo vedere, ho già fatto vedere a mio fratello la videocamera, ha detto poi prova ad aprirla e a vedere lui cosa sia successo, e speriamo risolva, perché tenere lo sportellino così in obliquo non mi piace. Io spero che questo video, anche se poco interessante, vi sia piaciuto. Tra l'altro ho registrato il video haul di Kat Von D, quindi l'avrete già visto, perché caricherò sicuramente prima quello di questo. E nulla ragazzi, vi mando un bacio, un grandissimo saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!